parte interna e chiusura, vorrei fare una domanda che è collegata. Allora, vediamo un po'. Secondo voi qual è il più grande buco che riesco a fare dentro questo foglio? Più grande buco? Cioè che ci passa? Che ci riesco a far passare in mezzo? Se faccio un buco in questo foglio? Un gatto ci passerà? Un'auto? Un treno? Allora, ho preso un altro foglio come questo prima, purtroppo le forbici non c'erano, quindi mi sono dovuto arrangiare un po' e ho fatto un buco. Aspetta un po', vediamo se... non è venuto, è perché lo devo staccare qui. Quindi, facendo questo buco, potete notare che, vabbè, tranne l'ultimo pezzetto è venuto male, ma che insomma ci passa qualcosa di più grande di quello che avete immaginato voi. Sicuramente io ci passo dentro. Se le striscioline le facevo più fine, ci passava pure un'auto. Se le striscioline le facevo ancora più fine, quella lunghezza veniva molto più grande, ci passava pure un treno. Se lo facevo col taglio laser, ci facevo la strisciolina fina, che mi faceva, poteva contornare sicuramente un buco che ci passava pure in aereo. Allora, quindi tornando alla domanda, qual è il più grande buco che posso fare dentro a quel foglio? Dipende dalla lunghezza delle strisciolette. Allora, voi dovete smettere di pensare che ogni problema abbia per forza una soluzione. Allora, dal punto di vista matematico, il più grande buco che posso fare dentro a quel foglio non esiste, perché se ne riesco a fare uno di un certo, mettiamo, lo stendo diventa tondo di un certo diametro, non riesco a fare sicuramente, se faccio la spessore delle striscioline la metà, lo posso sempre. Poi ricordati che R per noi è un campo continuo, cioè posso sempre spaccare in due, non è come che poi arriva gli atomi e non posso far finire. Chiaro? Quindi, non tutte le domande, quando dicevamo domanda complessa, qual è il buco più grande che posso fare dentro quel foglio, presuppone che esiste il buco più grande che posso fare dentro quel foglio, e non esiste. È chiaro? Bisogna stare un attimo attenti. Un problema matematico può avere soluzione, può averne tante, può averne una, può averne anche nessuna. Tra l'altro, storicamente, mo perdiamo altri 5 minuti, ma ci vuole, perché chi è che ha dovuto risolvere un problema analogo a questo? Che qual è il problema di Didone? A Didone cosa fu detto? Era la regina di Cartagine. Dice, ti do tanto terreno. No, quando riesce a far fine le strisce non l'ha detto, quello se sapeva le strisce. Ti ha detto, ti do tanto terreno quando ne riesci a circondare con questa pelle di bue. Ah, purtroppo ho usato la parola circondare e non, diciamo, coprire. E allora Didone a quel punto si è messo a fare le striscioline. Come vedete, in realtà non ci sarebbe bisogno neanche di annodare le striscioline. Se io lo faccio in un certo modo, la pelle di bue non si sconnette, cioè non si fa più pezzi. Però, e quindi ha fatto una corda. In realtà lei l'ha sconnessa perché, supponendo che questo fosse il litorale di Cartagine, lei ha, diciamo, secondo la tradizione, almeno quella che viene riportata in matematica, non solo, vabbè, se io fossi nel deserto, dovessi, una volta che ho ottenuto una corda con le mie striscioline, per circondare la maggior area possibile, devo prendere questa corda, questa lunghezza, e disporla in una circonferenza. Cioè la circonferenza a parità di perimetro è la figura di area massima. Se invece
sto di fronte al mare e la costa non la devo circondare perché c'è il mare che la circonda, quindi diciamo ho questo bonus del mare che circonda la mia costa, la mia corda per circondare l'area massima possibile, tenendo conto che questo mi viene gratis, la devo disporre a semicirconferenza. Questo diciamo non è facilissimo da dimostrare, almeno a primo anno, ma insomma è un problema elementare, si chiama, del calcolo delle variazioni. E diciamo Didone ha ovviamente non ci ha pensato proprio a dire no, ma io se le faccio ancora più fine riesco a circondare mezza Africa. L'ha fatta finché poteva, quindi ne è riuscita. Ecco, vediamo un po' se siete in grado adesso, modo che voi dovete fare gli ingegneri, quindi non i matematici, si spera. Ingegnatevi. Cioè, vediamo un po'. Mettiamo che l'abbia disposta a semicirconferenza. Con una pelle di bue, facendo le striscioline, annodando le striscioline, disponendo questa corda semicirconferenza, secondo voi quanta area ci riesco a fare? Tanta, poca, un numero. Allora, cominciamo a fare un ragionamento. Una pelle di bue quanti metri quadri saranno? 2,5 secondo me. 2-3 metri quadri ci si arriva, no? Una bella pelle di mucca. Già ci vanno il tappeto, no? Ci vanno un tappeto di più di un metro per più di un metro, quindi diciamo 2 metri quadri. 2 metri quadri. Da due, questi 2 metri quadri quanta corda ci vogliamo fare? Dipende dallo spessore della corda. E secondo te quanto sarà? 0,1. Un braccialetto ce l'avrai, no? 0,1 che? 0,3 centimetri. 0,1-0,2 centimetri, un paio di millimetri. Se faccio fino alla lametta, fino a fine. Ce l'avevo una lametta. Non di metallo, forse pure di metallo. Però diciamo cose che tagliamo ce l'avevo. Quindi. Allora, 2 metri quadri. Diviso 2 millimetri. Quanto viene? Mamma mia, un'equivalenza. Mille metri. Allora, M è una M rimane sopra, M diviso millimetri fa 1000, 2 diviso 2 se ne va, 1000 metri. Quindi, allora, con 1000 metri quanto ci riesco a fare qua? Raggio. Qua, diciamo, se il raggio è R, la semicirconferenza quando è lunga? Il greco è semicirconferenza. Allora, e quindi quanti metri vengono? Faccio 1000 diviso pi greco. E circa quanto fa? 3 diviso 3 323 320. Diviso 3 fa 333, diviso 3,3 fa 300, 3,3 per 8 fa 300, sarà 315 320, anzi più 315. Comunque intorno ai 310-320 metri. E quindi? Circa 300 metri, un po' più di 300 metri. Qual è stare? Area. Nemmeno un chilometro quadro, molto meno di un chilometro quadro. 300 metri per 300 metri sarà un decimo di un chilometro quadro per pi greco mezzi, quindi un sesto di un chilometro quadro circa. Se lo fa di meno, lo fa di meno. Diciamo, se qua non sono 2 mm, ma ci mettiamo 0,5 mm, beh, la pelle se la tratti bene, allora qua i metri diventano 4.000.
4000 qua 1,2 1,2 km adesso comincia a essere diciamo l'area diciamo la lunghezza è aumentata di 4 volte, ma ovviamente l'area è aumentata di 16 volte, quindi è chiaro che mi metto là a spaccare i capelli qua. Chiaro? Ok. Adesso torniamo ai fatti nostri. Allora, x di spazio metrico e contenuto in x si dice parte interna di E l'insieme e con un pallino sopra uguale l'insieme degli x appartenenti ad E tali che x è interno ad E oppure tali che E è un intorno di X. Quindi io non prendo tutti gli elementi di E ma solo quelli che sono interni. Questo si chiama parte interna. Osservazione? La parte interna di E è un aperto. Per la precisione è il più grande aperto contenuto in E. Allora, supponiamo per un attimo, questa cosa si dimostra, supponiamo di aver dimostrato che la parte interna sia un aperto, perché è il più grande aperto contenuto in E? Allora, supponiamo che A sia un aperto e A sia contenuto in E. Ok? Prendiamo x con 0 appartenente ad A, implica A è intorno di E, x con 0, implica E contiene A, quindi anche E è intorno di x con 0, intorno di o interno A è la stessa cosa, x con 0 è interno ad A, ma se è interno ad A è anche interno all'insieme più grande. Questo che vuol dire? Che x con 0 appartiene alla parte interna. Quindi, siccome
x con 0 è un punto generico di A, vuol dire che qualunque aperto contenuto in E è contenuto nella parte interna. Quindi, chiaramente, qualunque aperto contenuto in E è contenuto nella parte interna di E. Ora, quello che non è, quindi questo è quasi ovvio, è abbastanza semplice. Quello che non è semplicissimo è dimostrare che questo è un aperto, però lo è. Perché lo è? Io prendo x con 0 appartenente alla parte interna di E. Allora, in particolare è contenuto in E. Quindi vuol dire esiste un epsilon maggiore di 0 tale che la sfera di centro x con 0 e di raggio epsilon è tutta contenuta in E. Adesso prendo y che sta in questa sfera, che vuol dire che la distanza di x con 0 da y la chiamo d, è minore di epsilon. Adesso prendo la sfera di centro y e di raggio epsilon meno d. Oppure non chiamiamola D perché D ci stanno già troppe, chiamiamola R, epsilon meno R. Allora, la situazione è questa: qua c'è x con 0, qua c'è y che ha distanza R, questo è lungo R. Adesso prendo questo raggio qui, lo prendo epsilon meno r, o minore di epsilon meno r, chiamiamolo sigma, sigma minore di epsilon meno r, così si vede ancora meno, meno r. Allora, questo è sigma. Siccome questo raggio non arriva a epsilon meno r, questa sferetta qui, grazie alla disuguaglianza triangolare, si dimostra subito che è tutto contenuto dentro quella grande, perché io qua non posso arrivare, per arrivare fino a qui ci manca proprio epsilon meno r, questo è sigma, non già dico, chiaro? Quindi questa qui è tutta contenuta dentro E. Che vuol dire? Vuol dire che anche y appartiene alla parte interna. Ma y chi era? È un punto generico di questa sferetta. Quindi che vuol dire? Che tutta la sferetta è contenuta nella parte interna. Che vuol dire? Io ho preso un punto generico dalla parte interna, ho fatto vedere che è contenuto in una sferetta che se, insomma, prendete un punto generico dalla parte interna, prendete la sferetta che stava dentro E, in realtà risulta che questa sferetta sta tutta dentro la parte interna. Che vuol dire? La parte interna è intorno di ogni proprio punto. Quindi vuol dire la parte interna è un aperto. Lo ripeto, ve lo ripeto. Non sto facendo il gioco delle tre. Allora, io prima ho fatto vedere che se io prendo un aperto contenuto in E, questo risulta anche contenuto dentro la parte interna. Adesso voglio dimostrare che la parte interna è un aperto. Allora, che devo fare per dimostrare che è un aperto? Devo dimostrare che è intorno di ogni proprio punto. Allora, prendo un punto della parte interna, ma la parte interna sei in E, quindi il punto è interno ad E, e quindi, per definizione di parte interna, quindi ci deve essere una sferetta che contiene x con 0 di raggio epsilon, dicendo x con 0 di raggio epsilon contenuto in E. Adesso prendo un punto qualunque di quella sferetta, vado a fare questo ragionamento qua e trovo in realtà che quel punto sta nella parte interna. Quindi in realtà tutta la sferetta non stava solo in E, ma stava nell'insieme più piccolo nella parte interna. Io ho preso un punto generico nella parte interna, ho trovato una sferetta di centro quel punto che è tutta contenuta nella parte interna, che significa che la parte interna è intorno di quel punto. Quel punto era generico, quindi la parte interna è intorno di ogni proprio punto, quindi la parte interna
è un aperto, che è quello che volevo. Dimo? Quindi la dimostrazione, prima ho dimostrato che se era un aperto era il più grande, poi ho dimostrato che era un aperto. L'esercizio rimette in ordine la dimostrazione, l'ho fatto a parole, l'ho fatto bene, quindi non venite a dirmi, ci avete pure, potete andarvelo a rivedere se vuoi. Esercizio rimette in ordine la dimostrazione, per iscritto, che noi l'abbiamo fatto in parte sulla parola. Ok, quindi questo è un aperto del più grande aperto contenuto in niente. Domanda, se mi sbagliate questa domanda, un cazzo tu non lo dai. Qual è il più grande chiuso contenuto in E? Ecco. Dipende, ci può stare e può non esserci. Mettiamo che l'insieme sia chiuso, allora il più grande chiuso contenuto in E esiste ed è. Se invece l'insieme non è chiuso, per esempio, supponete che con la topologia euclidea abbiate 0,1, qual è il più grande chiuso contenuto in 0,1? Non c'è. Perché esiste il più grande aperto contenuto in un insieme e non esiste il più grande, non sempre almeno, esiste il più grande chiuso contenuto in un insieme? Perché l'unione di aperti è sempre aperta. Allora voi pensate, allora io ho un insieme, ci sono tutti gli aperti in esso contenuti, ne faccio l'unione, l'unione di aperti è sempre aperta, quello sarà un aperto e sarà a forza il più grande in esso contenuto in esso. Tra l'altro, no, dipende se è aperto l'insieme, coincide con la sua parte interna, l'abbiamo appena dimostrato, la più grande aperto contenuto in E è la parte interna, se poi la parte interna coincide con tutto E, allora coincide anche con E, se no, no. È chiaro? Ok, adesso dobbiamo vedere per quanto riguarda la chiusura. Vabbè, qua abbiamo tenuto finché abbiamo potuto, adesso dobbiamo cancellare, no? Anche perché devo arrivare a fare una cosa prima della... Sì, abbiamo mezz'ora abbondante, ce la faccio. Allora, allora, la parte interna l'abbiamo definita. Adesso prendiamo E sempre sotto insieme di XX e sempre il solito spazio medio. X con 0 si dice di aderenza per E. Se solo se per ogni epsilon maggiore di 0 la sfera di centris con 0 e di raggio epsilon intersecato E è diversa dall'insieme. Allora, quindi chi sono i punti di aderenza? Allora, se prendiamo un punto di E, è di aderenza? Diciamo, se X con 0 appartiene ad E, è di aderenza per E? Sì, perché? Perché la sfera contiene X con 0. X con 0 ci sta pure in E, allora l'intersezione deve contenere almeno X con 0 e non è più. Quindi vuota,
Io la definizione mi dice che qualunque intersezione che sta scritta qua non deve essere vuota. Nel caso se x con 0 sta in e, viceversa non è vero. Ci sono, possono esserci punti che sono di aderenza, cioè quindi punti di aderenza sono innanzitutto tutti i punti di E, poi ce ne sono anche altri a volte. Esempio, zero è un punto di aderenza per 0, 1. Allora, se prendete 0, 1, se prendete il punto 0, questo sta nell'insieme? No, perché ci ho messo la parentesi 2. Però, se prendo 0, quando vado a fare la sferetta di centro 0 di raggio epsilon, questa si deve allargare necessariamente sia a destra che a sinistra. Allargandosi un pochettino a destra mi fa intersecare l'insieme, quindi l'intersezione non è vuota e quindi è un punto di aderenza. Praticamente i punti di aderenza sono quelli che, se non sono dell'insieme, sono azzeccati e stanno proprio vicino all'insieme. Chiaro? Adesso si dice chiusura di E. E si indica con il simbolo E con una barra sopra, E chiuso, uguale l'insieme degli X tali che X, X appartenente a X, X è di aderenza per E. Perché è chiuso? Allora, innanzitutto questo insieme qui è chiuso, anzi è il più più grande chiuso con delle di E. Più grande chiuso contenente E, chi è? Stavolta ci sta. Qual è il più grande chiuso di tutti? Il vuoto è il più grande di tutti, sarà contenuto di tutti. No, più grande chiuso contenente X. Ah, quindi il più grande chiuso contenente E è X. Allora questo, se non è il più grande chiuso contenente E, chi è? Il più piccolo chiuso contenente E. Ok? Ora, la dimostrazione di questo fatto è in parte analoga a quella che era prima. Diciamo, ve la lascio per esercizio, vi lascio un suggerimento. Mostrare che il complementare della chiusura è uguale alla parte interna del complementare. Il complementare di E chiuso è la parte interna del complementare di E. Il complementare della chiusura è la parte interna del complementare. Quando devo fare la parte interna di un insieme che è dato da una formula, siccome il pallino non so dove andarlo a mettere, si mette un archetto per dire sto, l'archetto per dire la parte interna si riferisce a tutto quello che sta sotto l'archetto. È una notazione. Quindi il complementare della chiusura è la parte interna del complementare. Quindi, se il complementare di questo, il complementare di questo, scusate, è la parte interna, cioè il più grande aperto contenuto nel complementare di E,
Allora, innanzitutto il commutatore aperto sarà chiuso. E poi sarà il più piccolo chiuso con n. No? Perché il complementare di un aperto contenuto nel complementare di E è un chiuso contenente E. Quindi al più grande aperto contenuto nel complementare di E corrisponderà, facendo la complementazione, il più piccolo chiuso, il più grande aperto contenuto nel complementare di E corrisponderà, facendo la complementazione, il più piccolo chiuso contenente E. Adesso, ma per essere un insieme di chiusura basta che c'è almeno solo un punto che è di aderenza. Allora, o tutti i punti dell'insieme devono essere di aderenza? No, è l'insieme di tutti i punti di aderenza. Cioè nella chiusura ci devi mettere tutti i punti aderenti a te. Cioè non è che la definizione... L'unico caso in cui... Beh, l'insieme, la chiusura dell'insieme vuoto è l'insieme vuoto. In tutti gli altri casi l'insieme aveva almeno un punto e quindi, siccome i punti di E sono anche di aderenza, la chiusura di E è chiaramente più grande. Quando è che, allora, quando è che la parte interna di E coincide con E? No. La parte interna di E coincide con E quando l'insieme E è aperto, perché la parte interna è aperta. Quando è che la parte interna, quando è che la E coincide con la sua chiusura? Quando è chiuso. Il più piccolo chiuso con E in quel caso è lui stesso. Il più grande aperto con E, se è aperto, è lui stesso. È chiaro? Adesso facciamo un esempio. Allora, senza perdere troppo tempo, facciamo due o tre osservazioni e poi andiamo a vedere un insieme che realizza tutte le possibili varianti. Allora, stiamo sempre in R e la nostra distanza è sempre la distanza euclidea. Il nostro spazio è R con la topologia euclidea. Adesso, topologia che significa? Studio dei luoghi. Topos è luogo. La carta topografica, la toponomastica, che cos'è la toponomastica? Nomi delle strade. Allora, quindi adesso prendiamo un insieme E. Vabbè, prima diciamo questo vale in generale, quindi non solo in stato particolare. Io, chi è la chiusura della chiusura di E? Che cosa significa? Significa fare E, lo chiudi e poi bisogna, quello che viene lo devi chiudere un'altra volta. Si applicano, gli operatori si applicano partendo da quello che sta scritto più vicino all'insieme. Quindi. Allora, dovrebbe essere abbastanza facile capire che questa, diciamo, fare la chiusura due volte non serve, basta una volta sola. Perché? Chi è la chiusura? Abbiamo visto, insomma, l'esercizio deve dimostrare che la chiusura è il più piccolo chiuso contenente l'insieme. Allora, se lo chiudo la prima volta è già chiuso. Quindi quando lo chiudo la seconda volta è il più piccolo chiuso contenente l'insieme è lo stesso. Quindi la seconda volta è inutile chiuderlo, è già chiuso. Ovviamente se lo chiudo la terza volta sempre è chiuso rimane. Quindi questo c'è, diciamo, due barre di seguito coincidono con una barra sotto. Ovviamente per analoghi motivi la parte interna della parte interna coincide con la parte interna, perché quando ho fatto la parte interna è già un aperto, la seconda volta è il più grande aperto con una parte interna che è la parte interna stessa. Ecco, adesso però io posso partire da un insieme e posso fare E aperto e chiuso, poi
posso fare? Cosa posso fare? Qui ho in partenza, poi ho aperto e chiuso. E questi insiemi vedremo che possono essere tutti diversi. Poi, dopo aver fatto l'apertura, cosa posso fare? Chiuderlo. Posso fare la chiusura della parte interna. Dopo aver fatto la chiusura, posso fare la parte interna della chiusura. Questa è la chiusura della parte interna e questa è la parte interna della chiusura. Ovviamente. Aspetta. Ovviamente non, è inutile fare qua la chiusura. Qua sono obbligato a fare la parte interna perché abbiamo detto fare la chiusura due volte non serve. Poi posso fare la parte interna della chiusura e della parte interna. Dall'altra parte posso fare la chiusura della parte interna e della chiusura. Poi potrei fare. Potrei andare avanti, potrei fare. No, non è una follia perché si finisce subito. Ecco, a quello che succede a questo punto dovete alternare uno, insomma o partite dalla parte interna o partite dalla chiusura, poi dovete fare, se avete fatto la parte interna dovete fare la chiusura e così. Quando arrivate a 4 operatori di seguito, cioè una sequenza parte interna e chiusura che si ripete due volte, in realtà si può dimostrare, non lo faremo, ma non è difficile dimostrare che finisce è uguale a questo, insomma. Dall'altra parte anche fare la parte interna della chiusura, la parte interna della chiusura coincide con la parte interna della chiusura. Quindi questi non mi danno insiemi nuovi, perché sono insiemi che già esistevano nello specchietto. Nello specchietto, partendo da lì, quanti insiemi teoricamente potrebbero essere diversi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teoricamente. Praticamente, vediamo un po'. Vediamo praticamente. Prendiamo E uguale 0,1. Cominciamo a fare la parte interna. Quanto fa? Che ci devo togliere? I punti che non sono interni. E quindi che mi rimane? Ci devo togliere uno e quindi mi rimane. La chiusura invece che è? 0,1 compreso lo 0, perché lo 0 è un punto di aderenza per l'insieme, tutti gli altri punti invece sono esterni, cioè interni a complementare, non sono di aderenza. Un punto che non è di aderenza è esterno, cioè interno a complementare. Adesso se faccio la chiusura della parte interna, cosa viene? Ci devo mettere 0,1 su di aderenza per la parte interna. Se faccio la parte interna della chiusura, quindi in questo specchietto questo è uguale a questo, questo è uguale a questo. Quanti sono diversi? 1, 2, 3, in questo caso concreto. Non sono diversi tutti e 6. Poi è inutile che mi ripeto perché mi daranno sempre le stesse cose. Allora la domanda è, riesco a trovare un insieme che questi altri insiemi siano tutti e 7 diversi? La risposta è sì. Almeno, qua siamo nel caso concreto della topologia euclidea. Allora, prendiamo questo insieme qua. E uguale 0,1 unito 1,2 unito il solo 3 unito Q intersecato 4,5. Allora, ho preso i punti tra 0 e 1. Poi uno non l'ho preso, ho preso i punti tra 1 e 2, cioè ho saltato solo l'1. Ho preso tutti i punti tra 0 e 2 tranne l'1. Ok? Poi ho preso il punto 3, che vedremo
che sta da solo, che vedremo si chiamerà punto isolato. E poi cosa ho preso? I punti tra 4 e 5, però non tutti, solo quelli razio. Purtroppo qua non si può fare un buon disegno, perché abbiamo visto che in ogni intervallo, stamattina non abbiamo dimostrato proprio questo, ma insomma si capisce la dimostrazione che abbiamo fatto, si capisce che in realtà quello che è vero è l'affermazione che sto per fare. In ogni intervallino ci sono sempre sia punti razionali che irrazionali. Chiaro? Stamattina abbiamo preso un intervallo qualunque, praticamente. Abbiamo fatto vedere ci sarà sempre un razionale, ci sarà sempre un irrazionale. Ok. Adesso, allora questo è l'insieme. Cominciamo a vedere chi è la parte interna. Allora, io dico nella parte interna è 0, 1, unito 1, 2. Tutto il resto si vede. Perché questi punti qua non sono interni, i punti razionali, diciamo, sono i razionali 4, 5, non hanno punti interni. E sicuramente non sono interni, i punti qua non sono interni a questi. Quindi, se, insomma, se appena faccio un intorno di uno di questi punti, ottengo un intervallino dove ci sono anche gli razionali. Quindi quelli non sono interni e si perdono tutti quanti. Questo non sono interno, non è interno perché quando faccio un intorno di 3, una sferetta che contiene 3, non è tutta contenuta nell'insieme. Invece gli altri punti sono tutti interni. Adesso è facile, se faccio la chiusura della parte interna, qui mi viene. Devo aggiungere i punti di aderenza. Quali sono gli aderenzi? Quando ci aggiungo il punto 1, qua si salta. 1 è di aderenza. 1, quando faccio una sferetta in destra, sia di qua che di là. No, 3 dove sta? 3 sta lontano, cioè una volta che l'hai perso, 3. Ah no, pensavo che fosse la chiusura. No, 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 è la chiusura della parte interna. Poi facciamo la parte interna, dalla chiusura alla parte interna. Ti viene 0,2. Se adesso lo vado a chiudere, vedi, ritorna il secondo. E quello non l'ho dimostrato, però insomma fate tutti i dettagli che volete, vedete che è bello. Non è neanche difficile dimostrarlo, ma insomma non voglio. Il meglio è il nemico del bene. Allora facciamo invece la chiusura prima. Se faccio la chiusura cosa mi viene? Mi viene 0,2, come la chiusura di questo veniva 0,2, unito, non ho finito, unito da 4 fino a 5 su tutti i punti di aderenza, perché se prendo un qualunque punto tra 4 e 5, estremi inclusi, quando faccio l'intorno ci sono sempre dei numeri razionali, compresi tra 4 e 5. E quindi è il punto di aderenza. Adesso faccio la parte interna della chiusura, mi viene 0,2 unito 4 e 5, 3 lo perdo come l'ho perso prima, e adesso quando faccio la chiusura della parte interna della chiusura 0,2 4,5, vedete, se non ci mettevo questi razionali qua adesso non c'avevo 4,5. E quindi non è uguale né a questo, insomma, né a questo. Quindi come vedete l'insieme di partenza non è nessuno di questi 6, sta scritto sopra l'insieme di partenza. Quindi effettivamente partendo da un insieme di quel tipo riesco a ottenere tramite chiusura e parte interna tutti e 7 gli insiemi diversi che la teoria dice che sono possibili. Allora vuol dire
che in generale io posso avere che questi insiemi sono fino a questi 7 insiemi possono essere diversi tutti quanti. Poi non sempre, abbiamo fatto vedere prima un altro esempio in cui 3 erano diversi, gli altri erano uguali a quei 3. È chiaro? Ok, quindi su queste cose siete pregati di fare, ma no tra 10 giorni, no, no prima di Natale, siete pregati di fare il prima possibile un congruo numero di esercizi. Li trovate sui testi che vi ho dato, li trovate. Perché? Allora, che esercizi? Ci saranno insieme, fare la parte interna, fare la chiusura, fare... Perché adesso dobbiamo... Allora, io ho cercato di non sovraffollare troppo. Vi ripeto, in 2 minuti sono in grado di ripetere tutte le definizioni che abbiamo dato fino a mo'. Abbiamo preso lo spazio medio, abbiamo fatto le sfere aperte. Chi ha un intorno? Un insieme che contiene una sfera aperta e contiene il punto. Un intorno di un punto. Chi ha un aperto? Un intorno di ogni proprio punto. Chi è un chiuso? Completa di un aperto. Chi è la parte interna? L'insieme di tutti i punti interni. Chi è la chiusura? L'insieme di tutti i punti di aderenza, cioè tutti i punti che non sono interni al complementare. Vedete, se andate a rivedere la definizione di aderenza, la definizione di aderenza, vediamo se c'è ancora. No, l'ho cancellata. Allora, se vi ricordate, un x con 0 è aderente a D. Se e solo se per ogni sfera di centro x con 0 di raggio epsilon, l'intersezione con E non vuota. Neghiamo questa frase. Esiste un epsilon tale che la sfera di centro x con 0 di raggio E ha intersezione vuota con E. Che significa intersezione vuota con E? Che è contenuta nel complementare di E. In questo caso il punto sarebbe interno al complementare. Quindi chi sono i punti di aderenza? Quelli che non sono interni al complementare. Però tutte queste cose, distinguete le definizioni da quello che ne avete ricavato subito dopo. Allora, i punti di aderenza sono quelli, la definizione l'abbiamo data prima, sono quelli che non sono interni a complementari. Quindi, poi abbiamo le proprietà degli aperti, poi possiamo fare parte interna, chiusura, eccetera, eccetera, tutte queste robe qua. Poi non abbiamo finito, dobbiamo dare un altro po' di definizioni prima di andarci. Allora, allora, cominciamo con la frontiera. Allora, chi è la frontiera di un insieme? La frontiera, allora voi avete un insieme E, poi avete il complementare, poi avete la parte interna di E, da quest'altra parte possiamo fare la parte interna del complementare. Cioè questi sono i punti interni, pensate proprio alla frontiera di uno stato. Questi sono i punti che stanno dentro E, questi sono i punti che stanno proprio fuori di E, nel senso che ci posso fare una bella sferetta che non interseca E. La frontiera è tutto quello che rimane, è X meno E unito al complementare. Scusate, qua ho messo R, ma in realtà nello spazio generico stiamo, nello spazio medico l'ho chiamato X. Unito x meno e complementare. Dovrei mettere le solite grazie. Okay. X meno tutti i punti che sono interni o ad e o al complementare. In realtà se tocco prima questi, chi è il complementare di questi? È la chiusura di E. Ricordate, complementare i punti che non sono esterni sono quelli di aderenza, quindi questo insieme coincide con la chiusura meno la parte interna.
Allora, vediamo degli esempi. Allora, E uguale 0,1. Allora, qui c'ho F, che è tutto lo spazio. Allora, qui ci sta la parte interna di E, chi è? La parte interna di questo insieme, chi è? Chi è la parte interna del complementare? Oppure la chiusura, vai. Quindi la frontiera è, sono i punti 2, punti 0, 1. La parte interna del complementare, scusate, la parte interna del complementare, sbagliato a scrivere, è meno infinito 0 unito 1 meno infinito. Quindi vedete, scriviamo meglio così, mi piace di più. Avevo i punti di R. I punti interni finiscono qua, i punti interni a complementare finiscono qua. Come si chiama la frontiera? Il simbolo della frontiera è DE. La frontiera si indica con questo simbolo qua, con questa D storta. Non è una delta, si legge D. D. La delta è questa, questa è D. Non è una chiocciola, è un D. Allora, chi è la frontiera di E? Quello che è di... E che cos'è? 0 e 1. Sono solo i due punti, 0 e 1. Allora, 0, 1 in te è la parte interna. Tutto quello che sta fuori è la parte esterna. I due punti di frontiera sono 0 e 1. Concetto di frontiere naturali in R2, per esempio, tra l'Italia e la Svizzera. Voi ci avete Como sta in Italia, Chiasso sta in Svizzera e in mezzo ci sta una linea dove se stai in quella, su quella linea non stai né in Italia né in Svizzera. Perché cosa sei sulla linea? Un doganiere probabilmente, uno della finanza, ci sta il gabbiotto, o se no può essere un contrabbandiere che sta portando qualcosa in Svizzera per andare. Allora, vediamo un altro esempio. Prendiamo sotto, sempre in R, E uguale U. Complementare di E è R meno Q. E complementare, sì, R meno E è R meno Q. Se è uguale a Q. Quindi dobbiamo razionare di qua, irrazionare da quest'altra parte. Allora facciamo la parte interna di Q, quanto fa? L'abbiamo fatto, eh? Chi è la parte interna di Q? Vuoto. Ah, inizia da vuoto. Chi è la parte interna del complementare di Q? Chi sono i punti interni agli irrazionali? Si è vuoto pure lui. Chi è la frontiera di Q? Tutto R. Allora, questo è un caso limite, però effettivamente è così. Ricordatevi, la frontiera di E è sempre uguale alla frontiera di X meno E. Cioè, il concetto di frontiera è lo stesso per un insieme e per il suo complementare, c'ha la stessa frontiera, perché ci sono l'insieme e il suo complementare, punti interni all'insieme, punti interni al complementare, e in mezzo ci sta la frontiera. Ok? Allora, se scambio E col suo complementare, non si scambiano E e complementare, ma la frontiera rimane la stessa. È chiaro? Quindi prima avevo 0, 1, i punti interni sono 0, 1 aperte, i punti esterni sono la semiretta fino a 0, la semiretta da 1 infinito, sempre aperte, uniti, unite, e in mezzo ci sono solo i punti 0, 1. Cioè è una situazione ben distinta. In questo caso invece Q e il suo complementare
sono finemente mescolati. Non c'è nessun punto interno a Q, ma non c'è nessun punto neanche interno a complementare di Q. E allora? Sono tutti punti di frontiera. Immaginate, tanto per avere una metafora, un punto interno è una situazione sicura, diciamo, mettiamo che i complementari sono nostri nemici. Allora, se io sto interno al mio insieme, sto in una situazione di relativa sicurezza, perché ho attorno tutti amici. Ok? Almeno, se mi guarda, se riesco a costruire un intorno, sia pure piccolo, in cui sono tutti amici. Immaginate ci sta una battaglia. Allora, in questo caso, in qualunque intorno, ogni punto di Q vede anche irrazionale. In qualunque intorno, ogni punto di irrazionale vede anche irrazionale. Allora, sono tutti punti di frontiera, cioè sono tutti, diciamo, frontiere dove stanno facendo la battaglia, sono talmente mischiati che non si riescono a separare, intricati che non si riescono a separare gli uni dagli altri. È chiaro? Quindi, questa è una situazione limite, ma può capitare. In questo caso, la parte interna è il vuoto, la parte esterna è il vuoto, la frontiera è tutto l'insieme. Quindi, in questo caso addirittura la frontiera può contenere tutto, può contenere anche l'insieme di partenza. Va bene, allora punti di accumulazione vediamo giovedì.